Salve a tutti da Fabrics Blog, ecco il secondo video relativo all'SJRC Z5 drone. Abbiamo oggi, vi faccio vedere come farlo funzionare effettivamente. E allora, prima fase che dobbiamo fare, noi dobbiamo accendere il pulsantino che si trova qua in alto, vedete, nel nostro drone. Tenerlo pressato, il drone si accende in questa maniera. A questo punto poi bisogna fare la seguente. Aspettate un attimo, dobbiamo praticamente accendere il nostro telecomando. Ecco, vedete, le luci sono rosse. Accendiamo il telecomando. Ok. A questo punto bisogna fare l'accoppiamento. Si fa salendo e scendendo. Le luci cambiano e diventano bianche davanti. E blu di dietro. A questo punto bisognerebbe fare tutta la procedura di rilevamento del GPS che si fa praticamente muovendosi a 360 gradi noi, girando il drone da questa posizione, poi metterla così finché le luci tutte e quattro rimangono fisse e devono essere bianche. A quel punto il drone ha cercato la sua posizione ed è pronto per partire. Attraverso questo tastino qua noi andiamo a muovere la nostra telecamera che, come potete vedere, si è alzata e la mettiamo in orizzontale. Accendiamo il telefono, cerchiamo il wifi che emette il drone, che è questo di qua, ci colleghiamo al suo wifi, attiviamo la nostra app che abbiamo visto nel video precedente e questo è il risultato. Come potete vedere, il video viene mostrato quello che vede la telecamera, anzi la alziamo un pochettino così ci capiamo meglio, la viene mostrata nel nostro telecomando. A questo punto il drone è pronto per partire. Come si fa a partire? Si fa in questa maniera. Si inseriscono i tastini tutti e due di qua. E il drone è pronto per partire. In questo caso non facciamo nulla perché andremo a sfasciarlo perché siamo in casa, quindi non possiamo, anche il tetto è basso, non vorrei distruggerlo. Comunque il drone poi si alza in volo. Che cosa vedete qua? Qua dice waiting for GPS signal, ci aspetta il segnale GPS che chiaramente in casa non c'è, infatti tanto è vero che qua le bacchettine non li troviamo. Abbiamo anche questo tastino che non vi ho fatto vedere prima, nelle opzioni, che parlano praticamente della modalità principiante, beginner. Lasciando in modalità principiante, lui volerà fino a 30 metri, non si alzerà oltre i 30 metri, non andrà in lontananza oltre i 30 metri e poi quando ritornerà entro i 25 metri. Noi possiamo anche cambiare questo tipo di modalità, levando questo tipo di modalità qua e andiamo alla modalità quella da professionista che lo porta a 600 metri che può arrivare a 120 metri di altezza e a 50 metri per riscendere. Questo è quello che vi volevo dire. Il drone, ecco, è tutto qua. Vi assicuro che fa delle belle riprese in 1080. Per comprarlo dovete andare nel tasto qui in descrizione, chiaramente per quelli che vogliono comprarlo con la frequenza di 2 giga e 4, compatibile con i nostri cellulari italiani. E dal Jack Booking l'ho comprato a meno di 100 euro, comprese di spese postali. Questo è quanto il SJRC Z5. Da Fabrics Blog è tutto, un arrivederci, a presto e mi raccomando, mettete un pollicione qui sotto se vi è piaciuto il video. Ciao, arrivederci.